Ciao a Ciao a tutti. tutti, bentrovati. Siamo proprio felici di questa occasione di incontrarvi perché abbiamo un po' di nostalgia e la lontananza ci fa aumentare la nostalgia e l'affetto per tutti voi. Il 3 giugno è una data molto importante per la vita della comunità. Era il 3 giugno del 1979, solennità di Pentecoste, quando Don Domenico Paolo ed io abbiamo iniziato questa straordinaria avventura che è Via Pacis. Dio ha scelto una solennità straordinaria per un'avventura straordinaria. Quindi Pentecoste, discesa dello Spirito Santo, inizio della Chiesa, inizio della comunità dei cristiani, con un cambiamento radicale che vediamo immediatamente negli apostoli, questi apostoli chiusi da 10 giorni, 9 giorni nel cenacolo, chiusi, pieni di paura di tutto e di tutti, e che escono pieni di coraggio e di parousia e annunciano Gesù risorto e lo annunceranno fino alla morte. Quindi sono proprio grata a Dio e siamo grati a Dio di aver scelto questa solennità come inizio della nostra comunità. Essere nati il giorno di Pentecoste non è un caso, ripeto, è una scelta che ha fatto Dio per noi ed è profezia sulla nostra vita personale e sulla vita della comunità. Essere nati il giorno di Pentecoste vuol dire che deve essere lo Spirito, che Dio vuole che sia lo Spirito a guidare la vita di ciascuno di noi e la vita di comunità, che Dio vuole che siamo una comunità di fratelli e che Dio vuole arricchirci di tutti i doni, di tutti i carismi per il bene della Chiesa. San Paolo dice che coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Quindi essere guidati dallo Spirito di Dio significa camminare e anche correre, cambiando, convertendo, adeguando tutta la nostra vita proprio convertendola, cambiandola secondo il Vangelo e secondo il nostro statuto, proprio uno in una mano e una nell'altra. Se camminiamo guidati dallo Spirito, ecco che allora lo Spirito ci dà la forza anche di resistere alle seduzioni del male, al peccato, all'egoismo e a ogni morte che c'è, che ci possa essere nella nostra vita. Come possiamo sapere se stiamo camminando secondo lo Spirito? C'è una prova provata. E ce lo dice sempre San Paolo, dice che se camminiamo secondo lo Spirito, cresce in noi il frutto dello Spirito, tutto unito. E il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, purezza, dominio di sé. Quindi questa è, se noi ci accorgiamo, o meglio, se gli altri si accorgono che cresce in noi il frutto dello Spirito, vuol dire che stiamo camminando secondo lo Spirito. Il secondo effetto dell'essere nati il giorno di Pentecoste è che Dio vuole che noi siamo una comunità di fratelli. Ed essere fratelli non è facile, è difficile. È sempre difficile ed è sempre pieno di difficoltà relazionali, sempre dove ci sono relazioni significative e vicine, ci sono difficoltà relazionali. E ripeto, essere fratelli non è facile, nemmeno se siamo cristiani, nemmeno se siamo di Via Pacis, ma è indispensabile questa scelta di essere fratelli, perché essere fratelli è la strada, croce e delizia, per un po' di una migliore conoscenza di se stessi e anche la strada alla libertà. E nell'essere fratelli, in questa relazione non sempre facile, e ci aiuta a vedere, qualche volta vediamo prima i difetti degli altri, spesso vediamo prima i difetti degli altri, ma ci aiuta a vedere i nostri difetti, quei difetti che non vedremmo se vivessimo da soli. Ecco, e nelle difficoltà relazionali noi possiamo cambiare, possiamo proprio nello scontro spesso relazionale possiamo lasciarci convertire e cambiare proprio nei nostri difetti
personali, senza schivarli questi difetti, anche se è sempre difficile ammettere che abbiamo dei difetti. Siamo sempre più portati a pensare che i difetti siano degli altri, che gli errori siano degli altri, che siano gli altri sempre a sbagliare. E quindi ecco che noi possiamo usare delle difficoltà che incontriamo proprio nelle relazioni fraterne, sia nelle nostre famiglie che nella nostra comunità, per cambiare, per integrare tutti gli errori che noi facciamo proprio nella nostra vita senza che siano fili tirati e non utilizzati nella trama della nostra vita. E per questo c'è bisogno del perdono. San Paolo dice che a me non pesa e a voi è utile che io vi ripeta sempre le stesse cose, quindi vi ripeto il perdono dato agli altri, ma mi accorgo che è tanto difficile il perdono dato a se stessi. Quando sbagliamo, quando pecchiamo, il perdono dato a se stessi, chiesto a Dio per riconciliarci con se stessi. E il terzo punto, che nasce conseguenza di essere nati il giorno di Pentecoste, è che Dio vuole arricchirci di tutti i doni e di tutti i carismi per il bene della Chiesa. Sempre San Paolo dice: cercate di averne in abbondanza per il bene comune. E quindi non soltanto i carismi, quelli che conosciamo, quelli che già usiamo, ma Dio vuole darcene di nuovi e tanti perché il mondo creda. E quindi in questo continuiamo a chiedere, a chiedere, a chiedere senza pensare di essere egoisti. Questa è la volontà di Dio, di averne in abbondanza. In questo tempo di pandemia, di difficoltà, c'è sempre una costante che si sente o si dice che le cose non saranno più come prima, ci sarà un cambiamento di stili di vita, di relazioni, ricerca, recuperare delle relazioni, dell'andare all'essenziale, nel essere più attenti, eccetera. E la domanda che nasce, che viene, ma sarà proprio vero? Sarà proprio così? Ci sarà questo cambiamento? C'è veramente voglia di cambiamento? Sappiamo tutti che il cambiamento è una costante normale del vivere e dipende da come si vive. Il cambiamento o è accolto o è subito. Sta a ognuno di noi decidere. Noi abbiamo, in questo tempo, in questi anni, abbiamo sempre detto che ognuno di noi è la propria storia. Tutti ci portiamo addosso il nostro vissuto, le nostre esperienze, le nostre scelte che condizionano oggi il nostro vivere. È vero che il passato è la condizione del presente. E l'apporto delle scienze psicologiche ci aiutano anche a capire che quello che sto vivendo oggi è anche frutto della mia storia. È una lettura corretta, però non coglie tutta la dimensione del vivere. C'è un altro elemento importante che non va trascurato, che dà senso al nostro vivere, che cambia la vita. E questo elemento importante è il futuro. Sentivo tempo fa un frate francescano che sottolineava in modo particolare proprio come il futuro è il motore della storia, della mia e della tua storia. Facciamo degli esempi. Cosa desideri? Diventare medico, avvocato, insegnante, infermiere, coltivatore diretto, prete? Desideri partecipare all'Olimpiade di pattinaggio artistico, eccetera, eccetera, potrei continuare, no? Questo desiderio che hai ti cambia la vita oggi. Oggi ti organizzi e riorganizzi la vita, quindi lo studio, l'aggiornamento, l'allenamento, che cosa mangi, il tempo libero, le amicizie, le vacanze, le relazioni. Organizzi oggi la vita per questo obiettivo, per questo desiderio. E questo desiderio questo prepararsi al futuro segna e giudica il tuo oggi, però
valuta anche il passato. Valuta il passato perché ti poni delle domande e delle risposte. Ad esempio, quella che mi faccio sempre io, perché non ho studiato inglese quando avevo l'opportunità? Oppure, dovevo fare più sport, così adesso posso fare le Olimpiadi di sci a Campiglio. Oppure ho scelto quella situazione di lavoro. Quindi il futuro, la meta, l'obiettivo, legge il mio oggi e giudica il mio passato. Non è il presente la causa del futuro, ma è il futuro a generare, a giudicare, a spiegare, a comprendere il presente e il passato. Allora possiamo fare la domanda per concludere. La domanda è: oggi che cosa mi sta chiedendo lo Spirito? Che cosa ti sta chiedendo lo Spirito Santo? Ascolta, ascolta. Chiediamo a Dio un cuore che sappia ascoltare per comprendere che cosa lo Spirito ci sta dicendo in questo tempo anche di smarrimento, di preoccupazione, di non vedere un domani. Signore, donaci la sapienza del cuore. Aiutami, donami la grazia di ascoltare lo Spirito cosa vuole dire a me. Grazie, Signore. Vi benediciamo. Un abbraccio a tutti. Ciascuno, proprio ciascuno, vi benediciamo, Dio, uno a uno. Dio vi protegga, sì, e veramente vi benedica, e buon cammino sul sentiero della pace. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Carissimi, è una gioia poter stare con voi in questo giorno. Vi saluto tutti e vi spero bene. Grazie ai nostri fondatori per quello che ci hanno detto, per la loro sapienza, il loro affetto. È una grazia infinita poter attingere direttamente alla fonte del carisma. Oggi non vogliamo celebrare Via Pacis, oggi festeggiamo la nostra chiamata alla vita, festeggiamo la gratuità dell'amore, il nostro essere figli, il nostro essere fratelli, il nostro essere stati generati a vita nuova. È l'amore che ci fa vivere, senza amore non c'è vita. 41 anni fa, quando Dio ha chiamato i nostri fondatori a donare la loro vita e a donarsela reciprocamente, c'eravamo anche noi. In quel sì detto e rinnovato ogni giorno c'erano già anche le nostre vite e quelle dei nostri figli, perché quando si sceglie di vivere per Dio e per gli altri, i sogni diventano realtà, le promesse prendono corpo e la vita continua a generare altra vita e il futuro si fa presente, come ci ricordava Paolo. Oggi non festeggiamo un'idea di amore, un ideale, ma la potenza dell'amore, quell'amore che non molla, quell'amore che si rimbocca le maniche ogni giorno, che continua a credere nell'altro, anche se l'altro mi ha deluso, anche se mi ha ferito, anche se mi ha fatto del male, che piange con chi è nel dolore e che gioisce con chi è nella gioia e che rischia continuamente nel dare all'altro una nuova possibilità e rischia perché l'altro ci potrà deludere ancora. Allora quello Spirito che ci ha dato vita nel giorno di Pentecoste vuole ancora squarciare i nostri cuori, desidera ancora stringere le mani di quell'ammalato, di quell'emarginato, ma ha bisogno di noi, delle nostre mani, e vuole farci stare alzati fino all'alba, fino a notte fonda, a studiare per prepararci per quell'esame, per essere uomini e donne migliore, e vuole gridare al nostro scoraggiamento, alla nostra sfiducia, al nostro fare l'abitudine a tutto: Dio ti ama. Ed è vero, quanto è vero, Dio ci ama, non c'è povertà, non c'è peccato, non c'è delusione, non c'è fallimento che possa vincere la forza di questo amore.
È un amore che passa e si incarna nei piccoli e grandi gesti d'amore. Una camicia stirata, una visita inaspettata, una parola di meno e un complimento di più. Il fermarsi ad ascoltare magari chi ci chiede un po' del nostro tempo. In questa grande avventura che è Via Pacis abbiamo la grazia e il privilegio di poter rispondere a questa chiamata alla vita cercando ogni giorno il modo per donare la nostra vita. Spesso amare è faticoso, è complicato, a volte anche doloroso, ma è davvero l'unica cosa per cui vale la pena vivere. Allora che lo Spirito di Gesù venga nuovamente a scuoterci, a ribaltare le nostre vite, a donarci più verità, più vita, più via pacis. Vi voglio bene, vi abbraccio tutti. Pace.